Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Verso gli Altari in un sabato che possiamo definire sicuramente speciale. Avremo tanti bei approfondimenti legati a figure di santità che ci aiutano davvero a comprendere appieno il mistero della croce, della sofferenza, dell'abbandono totale al Signore. E diamo subito il nostro saluto a Fra Ezio che quest'oggi è in collegamento. Fra Ezio, pace bene. Pace bene a te, Nicola, pace bene a voi tutti, fratelli e sorelle che ci seguite da parte della Padre Pio TV. Allora, oggi sei in collegamento insieme a Fra Fortunato Grottola e questo ci fa capire che parleremo di Genoveffa de Troia. Torniamo a parlare di questa stupenda figura che ci aiuta a comprendere, come dicevamo all'inizio, appunto, il mistero della sofferenza e della croce. Fra Fortunato, ben trovato. Grazie, grazie. Ecco, Fra Ezio, noi vogliamo tornare a parlare di Genoveffa de Troia perché abbiamo in passato accennato al rapporto con Padre Pio. Cosa Padre Pio pensava di Genoveffa? Come additava Genoveffa a esempio per i fedeli? Ecco, penso che nelle puntate precedenti dove abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare Padre Fortunato che ci ha ben guidato in questa figura di santità di Genoveffa, penso che ci sia un legame, ecco Nicola, con la quale chiederei anche a Padre Fortunato in questa mattina di accompagnarci in questo tempo pasquale che stiamo vivendo, che è proprio quello di un'attenzione particolare di Genoveffa ai peccatori, in maniera particolare in questo periodo di Pasqua. Il messaggio è quello di una salvezza che si estende a tutti. Ecco, Padre Fortunato, accompagnaci in questo mistero di cui sia Padre Pio come anche Genoveffa hanno fatto nella loro vita, entrare in questo mistero che è la preoccupazione di Dio, ciascun figlio. Io ringrazio voi che mi date l'opportunità di parlare di Genoveffa, di approfondire e di avvicinarmi attraverso Genoveffa e la figura di San Pio di Pietrelcina sempre di più al Signore. Dalla mia esperienza come vice postulatore e leggendo gli scritti sia di Padre Pio, le lettere di Padre Pio e alcuni scritti di Genoveffa, alcuni testi su Genoveffa, vedo che sono due figure che non è che credono nel senso di credere come noi intendiamo, ma due persone che hanno incarnato nella quotidianità Cristo. Solitamente noi diciamo io credo in Dio, vado a messa, appunto. Ma Genoveffa non dice soltanto io credo in Dio, io vado a messa, io vivo di Cristo. Padre Pio dice, io vivo con Cristo, vivo di Cristo. Quindi la sofferenza non è altro per loro motivo di vicinanza al Signore, di crescita spirituale e nello stesso tempo di maturità spirituale che cresce giorno per giorno. Dovremmo fare un salto di qualità dalla spiritualità dell'ascolto alla spiritualità del vissuto. Genoveffa viveva. Non so se il concetto vi arriva chiaro. Ecco, Genoveffa viveva. Il suo modus vivendi era quello di tenere presente giorno per giorno Cristo. E Padre Pio faceva la stessissima cosa. Quindi il suo vivere, il suo soffrire, il suo amore, il suo servire gli altri è Cristo. Penso che noi, anziché essere tanto annunciatori o tante persone che parlano, tanti dottori, ecco, della parola, dovremmo essere più testimoni della parola. Il Signore ha bisogno di testimoni, di coloro che vivono la sua esperienza, che si identificano giorno per giorno con nostro Signore. Genoveffa è una persona che si è identificata con Cristo. Potremmo dire cristificata.
È la stessa cosa Padre Pio. Quindi dovremmo un pochettino prendere la nostra spiritualità, molte volte molto folcloristica, pulirla, metterci l'essenza, metterci Cristo dentro, ma non il Cristo che come che tampona qualcosa, no, Cristo che è parte integrante del tuo essere, della tua vita. Poter dire: io giorno per giorno vivo con il Signore perché lo incontro, l'ho incontrato. Seguendo Genoveffa ho incontrato il Signore, seguendo Padre Pio ho incontrato il Signore, ho capito che il Signore non mi sta lontano, è con me in ogni istante, sempre. Ecco, Fra Fortunato, questo invito attraverso la figura di Genoveffa de Troia e quella di Padre Pio arriva invitando a seguire una strada che è difficile accettare o che perlomeno non riusciamo ad immaginare fino in fondo il suo significato, cioè quello della sofferenza. Parliamo di persone che hanno avuto un rapporto con la sofferenza davvero straordinario e parliamo di dolori inenarrabili. Questo quanto può essere compreso al giorno d'oggi? Accettare la sofferenza significa fare un salto veramente di qualità, perché è molto facile parlare della sofferenza. Forse siamo tutti bravi a parlare della sofferenza e tante volte quando ci troviamo vicino, accanto alla sofferenza, a chi sperimenta realmente la sofferenza, sappiamo soltanto dire: pazienza, sia fatta la volontà del Signore, ci mettiamo nelle sue mani, punto e basta. Ma Padre Pio non diceva soltanto sia fatta la volontà del Signore. Padre Pio dice addirittura: io voglio soffrire, voglio soffrire, voglio soffrire. E me ne guarderei minimamente di dare un minimo della mia sofferenza a chi che sia, perché io sono l'egoista della sofferenza. Perché Padre Pio arriva a dire sono l'egoista della sofferenza? Perché lui si era, in un certo senso, cristificato in Cristo. Era diventato un tutt'uno con lui. Aveva capito profondamente che soltanto lui poteva fargli accettare veramente la sofferenza. La stessa cosa in Genoveffa de Troia. Quando Genoveffa de Troia desiderava diventare suora, e sente una voce che dice: no, tu non diventerai suora. Genoveffa dice: io mi dono totalmente al Signore. Ecco, quello che dicevo prima, nella prima parte, di essere veramente testimoni, essere più annunciatori con la nostra vita che con le parole. Non voglio essere frainteso, attenzione, ma è la nostra vita che deve parlare. Padre Pio non è che è stato un grande predicatore, è la sua vita. Genoveffa non sapeva né leggere né scrivere, la sua vita. Erano due professori che insegnavano dalla cattedra della sofferenza. Due professori che insegnavano con la loro testimonianza che Cristo è risorto. Ecco, Fra Ezio, sei in collegamento, hai ascoltato le parole di Fra Fortunato. Mi è piaciuta molto la definizione che ha appena dato, professori di questa cattedra dell'amore, una scuola dell'amore che stiamo riproponendo ogni settimana, è vero Fra Ezio? Che Padre Fortunato ha sottolineato, cioè la scuola d'amore di cui noi stiamo parlando non si ferma alla sola sofferenza, ma anzi dà uno spiraglio di luce a quella sofferenza, cioè quella sofferenza che si è fatta concreta, che Padre Fortunato diceva essere carne vissuta, carne potremmo dire squarciata, usando proprio i termini tipicamente per la passione,
è quella stessa carne che trasmette quella luce pasquale. Ecco il disegno dell'amore di cui noi stiamo continuamente ripetendo e discutendo, il fondamentale, 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 proprio questo. Allora, Fra Fortunato, abbiamo un minuto a disposizione ancora per una riflessione finale riguardo al messaggio che vogliamo lanciare quest'oggi, riproponendo la figura di Genoveffa. Il messaggio che io che desidererei dare a tutti di essere più concreti nella nostra vita di fede. Essere persone convinte che hanno fatto una scelta, ma scegliere significa fare l'esperienza, camminare insieme all'altro. Tante volte si dice io sono cattolico non praticante, ma che significa cattolico non praticante? Io non l'ho mai capito questo fatto, cattolico non praticante, è come se uno dicesse mi sono sposato però con mia moglie mi incontro una volta l'anno, ogni tanto, non è matrimonio, non significa amare il Signore, non significa donarsi. Genoveffa giorno per giorno aveva davanti agli occhi il Cristo crocifisso, ma nello stesso tempo il Cristo risorto. Ecco, noi dovremmo passare dal concetto del Cristo morto al Cristo risorto. A me sembra che tante volte fa piacere, fa comodo a tanti battezzati considerare soltanto il Cristo morto. Eh sì, sicuramente, un messaggio forte questo. E fa comodo anche un'altra cosa, il cosiddetto, lasciatemelo passare tra virgolette, il cosiddetto sepolcro. Perché il sepolcro? Perché davanti al sepolcro noi ci facciamo scendere una nostra lacrima, ci commuoviamo e quasi quasi abbiamo a livello psicologico una pace interiore perché abbiamo pianto. No, Gesù Cristo non ci dice di piangere, Gesù Cristo ci dice tu Fortunato, tu Nicola, tu Ezio, devi resettare il computer della tua vita e devi iniziare una vita nuova. Questo significa risorgere. Grazie davvero di cuore, Fra Fortunato. Grazie per averci dato anche quest'oggi ecco, un messaggio grazie così chiaro e forte. Allora, Fra Ezio, noi ci fermiamo per qualche minuto, poi, come avete avuto già la possibilità di intravedere nei nostri studi, abbiamo un ospite per parlare di un'altra figura straordinaria. Si tratta di Armida Barelli. Ora linea alla regia. E torniamo insieme per proseguire questo nostro percorso odierno. Una data importante, quella del 30 aprile, oggi ci sarà la beatificazione di Armida Barelli. Chi era Armida Barelli? Lo vediamo in questa clip introduttiva. Armida Barelli nacque a Milano in una famiglia borghese e laica. I primi elementi della fede li apprese dalle Orsoline di Milano. Poi, durante la sua permanenza nel collegio delle suore della Santa Croce di Menzingen, non si sentiva chiamata al matrimonio né alla consacrazione religiosa, pur interrogandosi sul volere di Dio su di lei. Nel 1909 si consacrò a Dio in forma privata. L'incontro col padre francescano Agostino Gemelli nel 1910 le aprì vie nuove di apostolato al di là della beneficenza verso carcerati e orfani. Nel 1918 ricevette l'incarico di iniziare la Gioventù Femminile di Azione Cattolica, prima a Milano e poi a livello nazionale, della quale fu nominata prima presidente. Affiancò padre Gemelli in tutte le sue realizzazioni, prima fra tutte l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Con lui fu fondatrice dell'Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo, nel quale, insieme ad alcune compagne, si consacrò ufficialmente. Percorse più volte l'Italia, animata dal solo desiderio di estendere il regno di Cristo nelle anime e nella società. Colpita da paralisi bulbare, offrì le sue sofferenze per l'apertura della facoltà di medicina dell'Università Cattolica a Roma. Morì il 15 agosto 1952 in provincia di Varese.
Il processo diocesano per l'accertamento delle sue virtù eroiche si è svolto a Milano dall'8 marzo 1960 al 10 luglio 1970. Il 20 febbraio 2021 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto relativo a un miracolo per sua intercessione, aprendo la via alla sua beatificazione che si terrà il 30 aprile a Milano. 30 aprile, una data di festa, e noi abbiamo nei nostri studi come ospite Rosa Merla, delegata diocesana per l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Una università che diventa emblematica attraverso l'esperienza di Armida Barelli, ma noi, Fra Ezio, vogliamo appunto comprendere qualcosa in più circa l'insegnamento che Armida Barelli ci dà oggi nella nostra quotidianità. Innanzitutto, ben trovata Rosa, sei un'amica di Teleradio Padre Pio, quindi ci fa piacere di trovarti anche in questa veste. Una giornata di festa, dicevamo. Sì, sì, oggi sarà proclamata beata Armida Barelli. Ho ascoltato quello che è stato detto su Genoveffa de Troia e Padre Pio, e mi sono detta, ma tutti i santi, tutti i beati hanno un filo d'oro che li collega, hanno qualcosa che li accomuna tutti, e cioè un'anima mistica. Accomuna tutti l'anima mistica, ed è quest'anima mistica che fa di loro delle persone moderne, capaci di parlare anche a me, a te, a tutti. Cosa vuol dire avere un'anima mistica? Vuol dire vivere una relazione, vivere la relazione con Dio, con Gesù persona, non vivere una fede come religione, come dogma, come un insieme di principi o di morale, ma essere in relazione, avere questo amico, questa relazione, questa persona che è Gesù, che ti accompagna in tutte le scelte, in tutti gli eventi, in tutte le situazioni. Ecco perché Karl Rahner ha potuto dire che il cristianesimo oggi o è mistico o non sarà. Nel XXI secolo il cristiano o è mistico o non è. E i teologi su questo sono un po' concordi, nel senso che oggi il cristiano deve testimoniare quello che è l'essenza, e l'essenza è vivere la relazione con Gesù vivo, persona. Ed è questo il segreto per cui tutti hanno potuto poi accettare la sofferenza, anche la malattia. Anche Armida Barelli ha avuto 2 anni ha completato il suo percorso di vita con una grande sofferenza. E se non si è soli e si è in compagnia di Gesù e degli altri, perché Gesù, stabilire una relazione con Gesù, avere un'anima mistica, poi significa trovare tanti fratelli, perché la relazione con Gesù ti cambia lo sguardo sugli altri, e gli altri stanno bene con te perché il tuo sguardo su di loro non è giudicante, è quello stesso di Gesù, perché la relazione con Gesù poi porta a somigliare a lui, no? E quindi ti ritrovi con tanti fratelli, tante sorelle, oltre che con la relazione con la persona. Ed è questo che fa questi nostri amici, questi campioni umani vicini. Perché quello che è stato il loro segreto di vita, di successo, ci appartiene. Perché, ripeto, questa relazione con Dio è alla portata di tutti, anzi, è il desiderio di Dio. Ecco, tornando alla figura strettamente femminile di Armida Barelli, vogliamo sottolineare questo aspetto femminile, perché c'è un'impronta particolare nella sua esperienza di vita e di fede. Sì, sì. Lei, infatti, non posso non agganciarmi a domani, che è la giornata per l'Università Cattolica, no? Domani è la 98esima giornata dell'Università Cattolica. La Chiesa
la celebra ormai da 98 anni, appunto, e il titolo della giornata di domani è Con cuore di donna. È proprio perché Armida Barelli è cofondatrice dell'Università Cattolica e io mi sono chiesta profondamente, ma perché questa donna che in effetti aveva trovato la sua strada, in fondo lei già dialogava con i vescovi, con il Papa, ha fondato la gioventù femminile dell'Azione Cattolica, girava l'Italia perché le donne, per promuovere il femminile delle donne, per aprirle ad essere nella Chiesa pietre vive, no? In dialogo, non timorose di interfacciarsi nelle parrocchie, nella società. Lei ha promosso e ha favorito la crescita di una mentalità civile, e infatti è tra le promotrici della conquista poi del voto alle donne. Lei, che è stata critica anche verso il fascismo, siamo nel 1921 quando nasce l'Università Cattolica, ma lei ancora prima ha avuto il mandato, prima dal Vescovo di Milano e poi dal Papa, di fondare la gioventù femminile dell'Azione Cattolica. E mi sono chiesta come mai poi, e aveva anche un'attività di volontariato molto intensa a Milano, aveva un'anima francescana, tant'è che insomma lei voleva anche percorrere questa via religiosa, ma poi le sue guide spirituali non hanno favorito questa sua scelta. Diceva, aveva anche un'attività di volontariato a Milano perché verso i carcerati, i poveri, come abbiamo visto nell'introduzione. Però a un certo punto lei accoglie la provocazione di Toniolo e del gruppo di grandi, Necchi, Olgiati, Don Sturzo, insomma, lei accoglie di diventare l'unica donna lì in quel gruppo, la tesoriera, la cassiera dell'Università Cattolica. E lei si sente, e questo è bello per noi dirlo e ricordarlo oggi, perché lei è venuta da Padre Pio con Agostino Gemelli, ma non è venuto per pregare, per chiedere al santo di Pietrelcina, a Padre Pio, di pregare per la Cattolica. Loro hanno chiesto a Padre Pio: ce la faremo con la Cattolica? Armida ha fatto questa domanda a Padre Pio, poi sappiamo che ha detto di sì, e anche dopo le tristi vicissitudini con Gemelli ha fatto sapere che lui pregava, Padre Pio, per la Cattolica, quindi li ha incoraggiati in questo progetto. Ecco, e noi questo ci appartiene. Sì, prego, volevi concludere. Quindi ci appartiene anche come figura, anche lei è rimasta, certo, sentiamo affascinata vicina, sentiamo dal, vicina nostro, anche per dal nostro Padre Pio. Frezio, sei ancora in collegamento via Skype? Certo. Ecco, hai sentito questa introduzione che abbiamo fatto fino ad ora di Armida Barelli. Ecco, volevi chiedere qualcosa, Rosa? Ecco, più che chiedere, volevo appoggiare un pochettino quello che Rosa diceva anche in merito all'anima mistica. Io penso che il segreto anche dell'Armida Barelli poteva stare anche in quel disegno che c'era dietro la Cattolica, cioè università cattolica del Sacro Cuore, cioè importante questo aspetto del cuore, perché indica l'intimità. E noi abbiamo visto anche domenica scorsa, no, un Tommaso incredulo che chiede al Signore di poter inserire la mano nel fianco, potremmo dire nel cuore, che è il luogo più intimo di una persona. Quindi io penso che è bella la riflessione che hai fatto, Rosa, proprio perché l'aspetto mistico dà quello slancio di vita che Armida Barelli ha avuto per la società, non solo di ieri, del secolo scorso, ma penso soprattutto per il secolo che viene. Una figura veramente molto significativa, l'abbiamo già trattata anche nelle altre puntate, e penso che il segreto sta proprio lì, in quel cuore. Ecco. E questo è un aspetto che volevi proprio sottolineare, vero? Sì, sì. Il cuore come sede non dei sentimenti, come pensiamo, delle emozioni. Il cuore è in senso biblico sede dell'intelligenza, della ragionevolezza, non della ragione fredda, ordinatrice, dogmatica, calcolatrice, ma della ragionevolezza. Il cuore quindi come figura della personalità in toto dell'uomo.
E il cuore di donna è diverso dal cuore dell'uomo, perché il cuore di donna è un cuore capace di cogliere i bisogni profondi delle persone, è un cuore capace anche di diventare anche un po' matto, perché noi donne riusciamo con il nostro entusiasmo anche a lanciarci in imprese incredibili, tant'è che oggi si parla di scogliera di vetro, nel senso che è un periodo storico così difficile che si pensa alle donne come di portare le donne all'apice dell'essere dirigenti e del mettere mano alle imprese difficili, perché un cuore di donna è un cuore materno, generativo e soprattutto capace di essere totalizzante. Io sto approfondendo la figura del quello che della donna dice Edith Stein e mi sorprende molto lo sguardo filosofico, prettamente filosofico antropologico sul femminile, che secondo me va approfondito. Certo, perché questa... è specifico, è speciale, è diverso, è arricchente. Non è di più né di meno, ma è complementare, ma è diverso, è unico e non è prescindibile da questo. Rosa, oggi abbiamo potuto soltanto introdurre aspetti che meriterebbero veramente uno spazio più grande, ma l'occasione di oggi è un ulteriore trampolino per le prossime puntate in cui torneremo sicuramente a parlare di Armida Barelli. È vero, Fraezio? Adesso ci fermiamo per qualche minuto, poi torneremo con un'altra ultima figura da proporre quest'oggi. Grazie Rosa. Fraezio, ci aspetti? Ci rivediamo tra qualche minuto, sì. A dopo allora, linea alla regia. Terza parte dunque del nostro appuntamento con Verso gli Altari. Ci occupiamo di un'altra figura sicuramente importante, molto interessante, quella di padre Cosma Spessotto, e lo facciamo come sempre attraverso una breve scheda biografica. Cosma Spessotto nacque il 28 gennaio 1923 a Mansue, in provincia di Treviso. Nel 1935 entrò nel seminario francescano dei frati minori di Lonigo e il 17 novembre 1940 emise la professione religiosa. Ordinato sacerdote il 27 giugno 1948, manifestò ai superiori il desiderio di recarsi missionario in Cina, ma impedimenti di natura politica gli preclusero quella via. Domandò allora di poter partire per il Centro America. Nel 1950 fu destinato a San Juan Nonualco, a El Salvador, dove costruì una chiesa parrocchiale, dei laboratori per insegnare ai ragazzi un mestiere e una scuola parrocchiale per le classi elementari. Sacerdote mite, buono e umile, predicò la giustizia e la carità, l'amore fraterno e il perdono a tutti, specie ai campesinos, disperati per le tristi e misere condizioni di vita. Al termine della presidenza del colonnello Arturo Armando Molina, sul finire degli anni 70, il governo del paese era di fatto in mano all'esercito appoggiato dai latifondisti e da gruppi paramilitari di estrema destra, tra cui gli Esquadrones de la Muerte e la Unión Guerrera Blanca. La popolazione, soprattutto i campesinos, si vedeva negare anche i diritti fondamentali. Per contrastare il governo si era organizzata la guerriglia di sinistra. In questo contesto violento molti esponenti della Chiesa, compreso il Servo di Dio, cercavano di aiutare i più deboli e i poveri. Egli non appoggiava né i guerriglieri né i militari, ma ricercava il dialogo e la riconciliazione tra le parti, evitando qualsiasi strumentalizzazione della sua parrocchia per fini politici. Nonostante l'atteggiamento super partes, Cosma ricevette minacce di morte. Fu ucciso il 14 giugno del 1980, nel giorno della festa del Cuore Immacolato di Maria, mentre, inginocchiato in un banco della chiesa vicino al tabernacolo, era intento alla lettura della parola di Dio. La chiesa era quasi vuota. Due persone, utilizzando parrucche che nascondevano la loro identità, si avviarono verso la chiesa parrocchiale. Uno dei due, coperta la faccia con un fazzoletto, entrò in chiesa, tenendo tra le mani una mitragliatrice, e, avvicinatosi, gli sparò contro una raffica che lo uccise.
La predicazione di Cosma Spessotto, rivolta a tutti gli schieramenti in lotta e centrata sulla necessità di ristabilire la pace e il rispetto dei diritti umani, infastidiva entrambe le fazioni. La sera del delitto, il religioso aveva celebrato una messa in suffragio di un giovane universitario ucciso una settimana prima dai militari. Cosma non faceva politica, ma esercitava il suo ministero sacerdotale cercando di mediare tra le parti in conflitto. Abbiamo dunque ascoltato in questa scheda il contesto in cui si è svolta l'esperienza umana terrena di padre Cosma Spessotto. E noi abbiamo in collegamento via Skype il vice postulatore della sua causa, padre Claudio Bratti. Buongiorno e benvenuto tra noi. Buongiorno. Allora, padre Claudio, una esperienza, come dicevamo, straordinaria, soprattutto vissuta in un contesto difficile. Sono tante le realtà che seguiamo simili a quelle di padre Cosma, ma qual è la caratteristica dal punto di vista spirituale? Qual è il messaggio che ci arriva da questa figura? Allora, guardi, quando che ho iniziato nell'anno 1996 la ricerca, e la raccolta delle testimonianze, con sorpresa ho potuto constatare che il padre Cosma era vissuto come un curato d'ars alla latinoamericana, diciamo, no? Ecco, e cioè un'immensa parrocchia a cui lui si era adatto totalmente e si prestava per tutti i servizi che però erano relazionati con il suo ministero. Questo è molto importante. Cioè, non faceva politica, come ha detto lei prima, ma è stato sempre dentro del quello che era il suo ministero sacerdotale. Quindi, diciamo, è un esempio di quello che può fare un sacerdote in quegli ambienti. Lui aveva alcuni principi che portava avanti durante la rivoluzione civile, questa rivoluzione civile che dopo ha costato anche la vita all'arcivescovo San Oscar Romero, cui ci eravamo in buona relazione tutti quanti, e lui aveva questi principi. Innanzitutto la Chiesa deve essere super partes. Poi lui sentiva come suo dovere difendere i diritti della Chiesa e di Cristo. E poi presentava anche alcune, direi, secondi principi. Per esempio, diceva: queste mie mani hanno battezzato i ragazzi che adesso militano da una parte e dall'altra. Quindi la Chiesa dovrebbe essere il luogo di dialogo dove si trovano tutte e due. Purtroppo, e tutti quanti lo sappiamo, questo qua è un grande e grosso problema dell'America Latina, e i blocchi sono, direi, come chiusi in se stessi, sia il blocco della sinistra che il blocco della destra, in modo particolare quello della destra, che non vuole nessun dialogo e non vuole cedere i suoi privilegi. E allora il padre Cosma insisteva tanto: il dialogo, il dialogo, il dialogo. Davanti agli abusi che hanno fatto i militari, anche questo direi molto importante, lui ha avuto il coraggio di presentarsi alla caserma e anche chiedere al comandante un minimo di rispetto verso la popolazione civile, la popolazione inerme. Non si trattava, direi, di un privilegio verso la Chiesa o che ne so io, no, propriamente verso la popolazione inerme, che non aveva nulla a che fare né con la guerriglia né con i militari, che venissero rispettati, perché spesso la guerriglia lo faceva meno, ma lo ha fatto. Ecco, però i militari si sono abbandonati più facilmente a dei massacri e anche dei genocidi, tante volte per rabbia, perché la popolazione non era stata dalla loro parte, secondo loro, per carità, perché anche la popolazione doveva tenere anche molta prudenza e saper anche loro conservare una posizione neutra, di non aiutare né uno né l'altro, altrimenti capivano bene che ci andava in mezzo alla vita. Ecco, abbiamo detto, appunto, si tratta di un contesto assolutamente difficile, che ancora oggi vive, appunto, questi contrasti, questi equilibri che non riescono a portare a un discorso di pace. Ma
Padre Claudio, oggi abbiamo voluto solo introdurre la figura di Padre Cosma Spessotto, ma prima di salutarci, qual è il percorso della sua causa? Qual è? Il percorso della sua causa. Beh, il corso della mia causa fu che nel 1997 il superiore dei frati minori veneti a quei tempi, adesso non esiste più la provincia, ha voluto dare valore, diciamo, giuridico alla devozione della gente, perché Padre Cosma, appena morto, è stato subito percepito dai suoi parrocchiani come martire e santo. Aveva già la fama di santo. Una cosa curiosa è uno dei testimoni mi ha detto, ecco, Padre Cosma si vede subito dalla sua testimonianza che si aveva rinunciato alla sua famiglia in Italia e aveva adottato come propria la famiglia che era la parrocchia, che questo è il principio della castità nella Chiesa Cattolica. E dopo la sua vita, anche direi di povertà, di dedizione, era per esempio un'espressione che ho sentito tante volte, si trattava di andare a cercare un ammalato per amministrargli gli ausili spirituali, cioè l'unzione degli ammalati, il viatico, la comunione, e quasi tutti rispondevano: ci fosse pioggia, vento, sole, giorno, notte, lui era sempre disposto ad andare. Adesso dovete prendere in considerazione che lì non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo qui in Italia, c'era soltanto una strada che attraversava tutta la sua parrocchia, che era molto grande, comprendeva tre comuni, il resto doveva farlo o a piedi o a cavallo, qualche tratto lo poteva fare con la jeep e qualche volta doveva farle anche, direi, con si chiama il caiuco, cioè questa barca fatta con un tronco, ecco, perché si trovava vicino al mare e quindi qualche volta doveva anche utilizzare quel mezzo per raggiungere queste persone. Lui non si è mai negato di raggiungere i suoi parrocchiani in tutti gli angoli della sua parrocchia. Quindi un grande esempio, una grande testimonianza, Padre Claudio. Io la ringrazio davvero di cuore per averci dato questa opportunità quest'oggi. Torneremo sicuramente ad occuparci di Padre Cosma, visto l'attualità anche del suo messaggio. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Buona giornata. Allora abbiamo ascoltato le parole di Padre Claudio. Frezio, sei in collegamento e hai ascoltato anche tu. Come possiamo chiudere questa nostra puntata? Ecco, abbiamo visto tre belle figure, due prima al femminile e adesso una al maschile. Come diciamo sempre, Nicola, diventa il punto di riferimento questa nostra opportunità di trasmissione, che vuole essere una scuola d'amore vera e propria. Sono scuole che dicono anche appunto un riversarsi dell'amore di Dio nella nostra vita quotidiana, no? Stiamo avendo tutti l'opportunità di conoscere figure di santità e magari chissà, dall'altro lato dello schermo, qualcuno si identifica in qualcuno dei personaggi che noi stiamo trattando. Quindi dobbiamo ringraziare veramente il Signore di questa opportunità che ci dà nell'entrare nel suo grande mistero. Ci troviamo, lo abbiamo detto anche prima, nel mistero della Pasqua, e noi continuiamo a questa scuola d'amore. E continueremo anche, come sempre, la settimana prossima, Fra Ezio. Intanto però ci congediamo dai nostri telespettatori con il nostro saluto. Che è anche il saluto pasquale, Nicola. Quindi pace e bene a tutti. Grazie, Fra Ezio. Alla prossima. A te.